Io sicuramente una delle aperture più belle e comunque più emozionanti è ritrovare un Fiorano Semillon del 71 della tenuta di Fiorano del principe Alberico Boncompagni Ludovisi, che è un vino miracoloso, è stato per molti anni, anche fino a Vero. qualche anno fa, bottiglia verde, tappo di sughero corto così. Corto. Eppure, grandissima emozione, quindi in alcuni casi è il miracolo del vino e anche un piccolo tappo di sughero riesce a fare il suo. Benvenuti alle interviste della vita in un sughero. Con noi Monica Coluccia. Ciao Monica. Ciao Adua. Monica, di cosa ti occupi? Sono una degustatrice, mi piace degustare. E ho iniziato per caso a degustare iscrivendomi a un corso di sommelier. Era a novembre del 2002 e ad aprile del 2003 ero già al Vinitaly. E ho assorbito tutto l'assorbibile dai maestri, insomma anche comuni che hai avuto anche tu. E sono rimasta perché sono entrata nella redazione centrale quasi subito nella guida dell'Associazione Italiana Sommelier, quella che era la guida dell'Associazione Italiana Sommelier, e ci sono rimasta per 10 anni. Quando ho iniziato io non c'erano i social, non c'era questo tantan mediatico forte, c'erano come punti di aggregazione. A Roma avevamo appunto la sede delle degustazioni romane, ma c'era anche del gran fermento. Per esempio c'era la Scuola Portosiana, no? Di Portos con Sandro San Giorgio, oppure esisteva all'epoca, c'è ancora, ma sotto banco, il Forum del Gambero Rosso, dove gli appassionati forumisti di tutta Italia si confrontavano, e quindi la mia passione è andata avanti proprio con il confronto con altri degustatori, non necessariamente per lavoro, ma proprio appassionati veri. E poi ho finito il percorso nel 2014 come editor, degustatrice, redattrice, tu sai, insomma, anche siamo state colleghe per molti anni, e ho iniziato a occuparmi di champagne. Perché un editore, l'editore di edizioni estemporanee, Luca Burei, per le migliori 99 maison di champagne, una prima guida agli champagne in Italia dal 2014 al 2019, diciamo, l'ultima edizione è stata quella che poi è uscita per il 2019-2020. Mi sono occupata anche di champagne. Vieni al mondo delle guide, sei ritornata al mondo delle guide. So, hai visto, perché da quando abbiamo iniziato ad oggi, posso dire, abbiamo visto come il gusto del vino È è sempre in cambiato. continua Sì. evoluzione, è cambiato. Poi cambiano i piatti, cambiano le diete, no? Cambiano, ci sono dei prodotti che magari oggi sono fondamentali nella nostra cucina, 20 anni fa non erano minimamente contemplati. Ci vuoi raccontare, perché il bello di una persona che fa un lavoro come il tuo è proprio l'esperienza, no? Ok. Ci vuoi raccontare qualche esperienza proprio di una bottiglia, di una situazione Tempo, dovuta, ok, sì. sì, dall'apertura del tappo di sughero al tempo che poi hai ritrovato in quel bicchiere? Sì, allora, intanto il fattore tempo qui, cioè questi 20 anni su di me è 20 anni e 20 kg, quindi proprio il fattore tempo innato. La cosa bella del tempo in bottiglia, io ho l'opportunità di degustare settimanalmente, prima più spesso, con appassionati, amici alla cieca, e mettiamo spesso delle bottiglie anche di una certa età, insomma. Il tempo è sempre un gioco, è sempre la sorpresa che ti arriva dalla bottiglia, perché proviamo a indovinare, cercare di capire quanto tempo ha quella bottiglia, poi quanti anni gli daresti, insomma. Poi magari apri la bottiglia e ti rendi conto che si è tenuta
benissimo perché, o perché la vendemmia era molto cruda e quindi comunque quel vino magari non evolverà mai, o perché comunque appunto il lavoro del vino e la struttura e anche il tappo ha fatto il suo dovere e ritroviamo dei vini assolutamente incredibili. Io sicuramente una delle aperture più belle e comunque più emozionanti è ritrovare un Fiorano Semillon del 71 della tenuta di Fiorano del Principe Alberico Boncompagni Ludovisi, che è un vino miracoloso, è stato per molti anni, anche fino a Vero. qualche anno fa, bottiglia verde, tappo di sughero corto così. Corto. Eppure, grandissima emozione, quindi in alcuni casi è il miracolo del vino e anche un piccolo tappo di sughero riesce a fare il suo. Poi ovvio che le bottiglie stappate più belle, che ne so, qualche vecchio Bordeaux in cui tappo invece bello lungo. Quando tiri fuori il tappo e lo vedi comunque monopezzo, lungo, quando li apri dopo 20 anni e li tiri fuori così ancora e poi trovi all'interno un vino prestante, è un'emozione assolutamente, assolutamente da segnalare. Mi è capitato con lo Chateau Cheval Blanc 95, con l'Obrion 95, con la Tour 90, insomma con vini, ovviamente con vini importanti. Grazie mille Monica Coluccia per essere stata con noi. Ci tengo a ricordare che La vita in un sughero fa parte della campagna internazionale di promozione del sughero sostenuta e finanziata da APCOR, che è l'associazione portoghese del sughero, e per l'Italia da Assoimballaggi Federlegno Arredo. La campagna 2021-2022 vedrà il coinvolgimento di paesi target quale Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, Francia, Cina e Stati Uniti. Io ringrazio ancora Monica Coluccia per essere stata qui con noi, per averci raccontato anche in brevissimo tempo tutto il suo percorso nel mondo del vino. Grazie a voi, grazie Adua. Ciao Monica. Ciao.